Ed eccoci alla prima ripresa. L'arbitro è Adrio Zannoni di Roma. Simonusini ha pantaloncini che sono pressoché completamente bianchi, a parte la fascia rossa in vita, mentre Massimo Conte ha invece delle vistose guarnizioni anche sul davanti e le fasce rosse ai lati. Musini ora di fronte, ora a sinistra, di fronte ancora, guardia destra, ripetiamo. Fusile compatto Silvano Usini. In teoria, come detto, Silvano Usini non dovrebbe avere grossissimi problemi. Tuttavia Massimo Conte appare ben preparato. Appare ben preparato, dicevamo. Prova il sinistro Usini. Appare molto attento Conte, sempre pronto ad indietreggiare. E Silvano Usini comunque che ha preso l'iniziativa, anche se Conte ha... sinistro di Usini preciso. Dato segno il primo colpo consistente nel corso di questo incontro. Si è aperta la strada con il destro Usini, poi il sinistro è arrivato preciso, abbastanza potente. Ancora Usini, poi si abbassa. Si abbassa Massimo Conte, ovviamente, avete visto nelle immagini. Ancora prova il sinistro Usini, questa volta Conte lo vede con tempestività e può regolarsi di conseguenza abbassandosi e schivando. A vuoto Usini, a vuoto Conte in un gancio destro in uscita. Viene avanti in maniera un po' sconsiderata, forse Conte, considerando il pericolo di un attacco in questo senso, in questo modo. Termina intanto la prima ripresa, ormai, finta di Usini. Una prima ripresa. Arcari e Usini, avete sentito il suggerimento dell'ex campione del mondo quando porti il sinistro. Il sinistro buttati alla tua destra proprio per schivare l'eventuale rientro dell'avversario. Va a vuoto Conte, rientra Usini, non ottiene grossi risultati, ma è una serie fermata comunque dalle braccia dello sfidante. Uno sfidante che ha cominciato questa seconda ripresa un po' più intraprendente. Attenzione alla testa, sì. È un po' una costante questa di Massimo Conte, non lo fa apposta, sia chiaro, ma è il suo modo proprio di combattere, che è un po' pericoloso per gli avversari e anche per se stesso ovviamente. Con le ferite in agguato. E proprio nel primo incontro Usini ebbe grossi problemi con la testa di Conte. Molto lucido anche Silvano Usini, determinatissimo Massimo Conte, insomma si preannuncia un bel incontro. Ancora l'1-2 di Usini. Interviene l'arbitro Zannoni. A vuoto Conte, si chiude comunque, né Usini ne ha approfittato. Ancora il sinistro di Usini a segno, a vuoto Conte. Attenzione con la testa, questa volta Usini. Non lavora molto con il jab Usini, quando lo fa per aprirsi la strada, il sinistro suo quasi sempre seguito dal destro, è serie del campione, appare in difficoltà Massimo Conte, poi scivola, attenzione, soltanto uno scivolato da parte di Conte.
dalla sensazione Usini di essere in grado anche di accelerare il ritmo. A vuoto, attenzione, testa. Ha schivato abbassandosi troppo Conte. E Massimo Conte, quando va a corta distanza, non sembra essere in grado di schivare i colpi di Usini. Dovrebbe tentare di tenere a completa distanza l'avversario, sfruttando anche un allungo leggermente più ampio, ma non sempre riesce a farlo, anche perché Usini è velocissimo nel portarsi sotto misura. Va a vuoto Conte. Ha tentato un destro di prima intenzione Massimo Conte, poi preso d'incontro da Usini. Interviene l'arbitro. Lavora a bersaglio grosso Usini, poi il gancio del campione a segno. Ancora Usini, mentre Conte spinge un tantino. Ancora Zannoni, richiama ambedue i pugili, la testa a Conte, invita Usini a non trattenere. Grande sinistro di Usini, ancora. Ora Conte un po' tira, un po' Usini spinge, insomma, l'arbitro richiama Usini e termina. Arcari suggeriva a Usini di portare sinistro e spostarsi a destra contemporaneamente, mentre avete sentito Cavallari dire a Conte porti il destro e spostati a sinistra, chiaramente spostamenti diversi, in quanto Massimo Conte guarda normale, guarda a destra e Usini è un mancino. È cominciato intanto la terza ripresa, un colpo basso di Conte, si abbassa ancora Conte, il destro di Usini a segno, ancora Usini, lega Conte, abbassa la testa all'avversario, trascina verso di sé, parte da lontano Conte ma non dovrebbe farlo, incappa nei colpi d'incontro del campione, ancora il sinistro di Usini, abbassa la testa Conte, sinistro pieno, ancora il sinistro di Conte, di Usini. Conte in difficoltà, netta difficoltà per Massimo Conte, due sinistri consecutivi di Usini sono entrati nettamente nella guardia di Conte, precisi al volto. Ormai Silvano Usini sembra aver preso le redini del combattimento e Massimo Conte a questi attacchi non propriamente lucidi. Destro di Conte questa volta, ancora Usini lavora al volto, il gancio sinistro di Conte, il destro, ma arriva il gancio sinistro di incontro da parte di Usini, preciso. Anche Conte è riuscito a portare un paio di colpi, Usini maggiormente preciso e potente probabilmente, il destro di Usini. Parte troppo da lontano Conte, riesce a schivare agevolmente il campione italiano. Ancora da lontano Conte, è agevole la difesa di Silvano Usini. Ancora il sinistro di Usini. Porta un destro largo Conte, ma incappa nel sinistro d'incontro dell'avversario. Ancora intervento arbitrale, richiama Conte, invita Conte a non trattenere. Parte sempre da lontano Conte, sinistro di Usini al bersaglio grosso. E comunque si difende bene Conte. È chiaro che Usini
è superiore, lo sovrasta se vogliamo. Qui c'è un richiamo, ho l'impressione, eh sì, un richiamo. Un richiamo per tenuta. E restano un po' parato Conte, incalzato dai colpi del campione. Ora è chiuso l'angolo, Conte riesce a difendersi comunque, ma la potenza di Usini sembra poter fare la differenza, con la quale riesce a dettare i tempi e gli schemi e la tattica al proprio pugile. Bruno Chiari, grandissimo con i guantoni, altrettanto come assistente all'angolo. Ancora Usini, mette subito in atto quanto suggeritogli. È un serrate da parte di Silvano Usini, Conte soffre, spinge, porta un destro. Ancora Zannoni richiama Massimo Conte. Destro di Usini, tocca appena. Una larga sventola di Massimo Conte che non porta alcun risultato. Il destro di Conte, ma arriva anche il sinistro di Usini. Destro di Silvano Usini che tocca appena. Cerca di fare il suo combattimento Massimo Conte, ma è chiaro che è di fronte un avversario con la maiuscola. Avanza a due mani Conte, riesce a toccare con il destro, ma troppo lontano. Attenzione, la testa bassa da parte di Conte. E infatti tempestivamente Zannoni lo richiama. E arretrando Usini riesce a colpire due mani. Un incontro durissimo per Massimo Conte, al quale occorre dare atto di grande coraggio, grande determinazione e anche di una buona preparazione, perché fino adesso ha dovuto subire dei colpi in continuazione, però non fa un passo indietro. E a vuoto ancora Conte, Usini riesce a entrare. Fate troppo da lontano, attenzione la testa, E il sinistro di Usini ancora, Massimo Conte è scosso ancora, e quando forse i tempi Usini e va